Ai cittadini di Carbonia stamattina abbiamo chiesto se il fenomeno dell'immigrazione rappresenta realmente un problema per la loro vita e più in generale per quella del paese. Abbiamo chiesto loro anche quali potrebbero essere le iniziative e le azioni che un governo potrebbe mettere in campo per affrontare questa seria problematica che sta sconvolgendo un po' tutti gli equilibri nel nostro paese. Cosa pensa dell'immigrazione che in questo momento appare incontrollata e sempre più in espansione, in crescita in Italia? Guarda, l'immigrazione è quella che c'è qua. Ogni giorno vengono tante persone qua, non c'è lavoro, abbiamo fame, io ho la famiglia qua. Quel lavoro che c'è non mi basta, porto soldi da Pakistan e spendo qua. Allora l'immigrazione cosa? Deve essere un controllo. Io sono stato in Giappone, non ho visto uno africano lì. In 4 anni ho lavorato in Giappone, non ho visto uno africano, qua c'è tantissimo, assimini pieno di loro. Quando entrano pullman fanno rumori, bisticciano con noi e fanno tanti problemi per altri quello che c'è qua, quello che lavorano. Poi c'è un altro problema quello che c'è qua, io sono qua da 15 anni, mai mi dato un centesimo di comuni, quello che vengono oggi danno casa, 80 euro per vestite, 250 euro al mese perché anche io lavoro GUS, lavoro anche come mediatore, un altro ufficio. Mediatore culturale? Sì, io parlo 6 lingue per quello. Io lavoro 3 lavori, qua, lì non mi basta, ancora porto soldi dal mio paese. Lei viene dal Pakistan? Sono pakistano, sì. Allora, lei qua è venuto a lavorare tanti anni fa, non ha mai chiesto aiuto, mai ottenuto insomma, sostegno da parte del comune, ha solo lavorato. Quindi in buona sostanza dice non è giusto che il fenomeno sia incontrollato, che le persone arrivino qui, perché poi anche gli immigrati stessi che ci sono non riescono più a lavorare, sì, oltre che gli italiani. Sì, guarda, io ce l'ho tanti miei amici italiani che senza lavoro, capito? Sì, il governo la vuole aiutare, devono aiutare dei cittadini, quello che c'è qua, italiano come noi, venuto 15 anni fa. Non è che ogni giorno vengono qua 3.000, 2.000 e danno casa, danno questo, quello, cose, tutti. E poi fanno problema per noi anche. Bisticciano in pullman quante volte io ho detto, per favore, calma, calma, non bisticciare con italiano. Allora l'immigrazione deve essere molto stretta, come che c'è in altri paesi. Io sono andato anche 4 volte a Bangkok. Mi ha controllato 5-6 volte al giorno. Ce l'hai i documenti, ce l'hai questa cosa. E qua guarda. Qua non c'è controllo. Sì, io quello che per il paese deve pensare prima, non è che per quello che vengono qua per loro. Io non ero razzista perché io sono straniero, però lavoro non c'è, guarda. Quello è il problema. Se c'è lavoro va bene. In una casa che sta 5 persone, ti metti 50. Come si fa? Per quello io la voglio dire che deve pensare prima per i cittadini quello che c'è qua. Per noi quello che siamo qua da 15 anni, serve soldi per il nostro lavoro. Guarda, non nel lavoro, non c'è niente. Di sera io alzo alle 4 per questo lavoro. Poi vado per un altro ufficio come mediatore. Poi quando che c'è tempo vado un altro ufficio per mediatore. Ancora non mi basta per mia famiglia. Cosa devo fare? Prima deve pensare per noi. Sono laureato anche in amministrazione aziendale. Non è che senza studiare. Io ho studiato 16 anni, parlo inglese, parlo altre 5 lingue, non ne trovo lavoro, quello che io lavoro. Buongiorno. Buongiorno. Qual è la sua percezione sul fenomeno dell'immigrazione in Italia e ultimamente anche in Sardegna? Secondo me non si può fare niente. Ormai da quel punto di vista è inutile che dicano ma aiutiamoli a casa loro, tutte chiacchiere. È un fenomeno biblico e non ci possiamo fare niente, non c'è rimedio. Bisogna solo provare a contenerlo. Provare a contenerlo, però non è, come si fa a contenerlo? Non è che, cioè, Minniti va in Libia, cioè non credo che in Libia ci sia un governo capace di contenere le cose. Renzi avrebbe dovuto incavolarsi quando hanno messo i soldi per la Turchia. È stato 2 o 3 giorni che mugugnava, anche se non si è fatto capire, perché sapeva che fermo quel flusso. L'altra strada era questa, a un certo punto. Però quelli gli hanno detto metti i soldi e stai zitto perché evidentemente contano più di lui. E a questo punto siamo fregati, se si può dire così. Ma direi che è un fenomeno pressoché incontrollabile.
non li può respingere. E secondo me l'unico modo è che l'Europa, dico l'Europa intera e non solo l'Europa finanziaria, adotti una politica con la Libia, Marocco, Tunisia, le nazioni da dove partono i migranti, per vedere di frenare questi sbarchi così fatti all'avventura. È un problema grosso quello, affrontarlo bisognerebbe che i nostri governanti si mettessero d'accordo, perché anche questa cosa di mettere i soldi e non farli partire da dove partono mi sembra che è una cosa quasi impossibile. Perché è impossibile? Perché se noi diamo soldi li dobbiamo dare comunque a chi governa questi disperati, e quindi noi dovremmo selezionare questo discorso degli immigrati, selezionare nel senso chi viene veramente dalla guerra o che viene dalla disperazione, dobbiamo essere certo consapevoli che dobbiamo aiutarli. Chi non è così però, che migranti economici, certo, chi non è così però, che vengono anche per delinquere o altre cose che non vanno bene, bisogna rimandarli subito a casa o perlomeno non farli manco partire. Qual è la sua percezione sul fenomeno dell'immigrazione e soprattutto cosa si può fare per affrontarlo? Cosa si può fare di serio e di concreto? Di serio si può fare, cioè non farli arrivare, cioè se deve dare un aiuto che glielo diano lì, nel loro paese. Ecco. È possibile aiutarli a casa loro? Certo che è possibile, cioè se lo Stato è in grado di aiutarli in casa nostra, ma altrettanto è in grado di poterli aiutare in casa loro, per dire, senza danneggiare noi. Perché ad esempio si dovrebbe andare in Libia, in Siria, in tutti quei paesi dove i migranti spesso sono obbligati a fuggire, a cercare di costruire lì le condizioni. Bloccarli lì, e se devi dargli una mano glielo dirò nella loro città, nel loro paese. Ecco, basta, cioè... Lei è preoccupato per il fenomeno dell'immigrazione? Sono preoccupato, sì, a momenti come popolazione sono superiori a noi. Cioè, alla fine questi qua ci portano via anche quel poco lavoro che ci abbiamo. Sicuramente fare qualcosa alla fonte, cercare di aiutarli a casa loro nel limite del possibile. Secondo lei è grave il fenomeno? Certo, sono tantissimi quelli che stanno venendo, più di tanto non si può fare. Anche perché qua pensano di trovare l'America, invece i nostri ragazzi non hanno niente da fare, perciò più di tanto non si può aiutare. Quindi aiutarli a casa loro potrebbe essere una soluzione, secondo lei? Certo, dove c'è la guerra, cercare di fare qualcosa per farla smettere la guerra, in altro modo non so. Sì, direi di sì, e in questa situazione così commessi, perché non è regolamentato. Cosa si può fare per affrontare questa problematica? Aiutarli a casa loro, come stanno dicendo adesso. Si può aiutarli a casa loro? Io penso di sì, se c'è la volontà politica, sì. Tutto dipende da loro. Il fatto è che le vogliono qua, non so perché. Secondo lui perché? Non lo so, poi li portano, li lasciano nella strada... senza aiutarli per niente, perché tanto non li aiutano e fanno le porcherie che fanno, certo. Perché non se li portano a casa loro? Ci sono anche tante persone oneste però tra i migranti. Non sto generalizzando, comunque, perché io ne conosco tanti, che sono tanti anni a Carbonia, che non sono così. Per quelli che ci sono, io ho visto io, non mi hanno mai fatto niente di male. Ovviamente se le persone sono lasciate così in strada senza lavorare, si rischia di creare delle situazioni di degrado, signora. No, guai. No. È vero, è così. Si rischia di creare delle situazioni di degrado se le persone sono lasciate a se stesse, abbandonate, così in strada. Certo, certo, è proprio così, certo. Anche a me se mi lasciano abbandonata per strada. È proprio così, sì. Divento una delinquente, che c'entra? Oh no. Se anche a lei la lasciassero per strada? Se io non avessi una casa, non avessi un lavoro, non avessi niente, nessuno che mi aiuta, anch'io forse anch'io farei delle cavolate, per dire. Oddio, rimandandoli a casa e dando lavoro a noi che siamo della nostra terra, insomma.
C'è un problema legato al lavoro? Hanno problemi perché hanno la guerra e compagnia bella, è anche giusto aiutarli, però anche noi vogliamo essere aiutati perché è un disastro. È un disastro un po' in generale, in quanto i ragazzi, io parlo della Sardegna, dato che siamo in Sardegna, partono per lavorare perché non c'è niente. Alla fine ormai salgono su e non gli rimane niente perché i prezzi sono altissimi e qua non possono stare, e per le leggi che abbiamo vengono gli immigrati perché sono tutelati. Cioè, se noi andiamo a chiedere una cosa di fabbisogno e il comune non ha soldi, ci sono delle restrizioni, logicamente non ci sono più soldi, e gli immigrati sono aiutati perché comunque sono cose regionali o anche di più. Di conseguenza ci possiamo lamentare sempre a metà perché sono le leggi che lo permettono.